prossima innovazione di Cortona sarà un podio più basso in onore della coordinatrice di Area Democratica, perché vi vedo, diciamo. Ma io vorrei interloquire con questa discussione di questa mattina prima di dare appunto la parola al ministro e poter accedere alla fase finale dei nostri 3 giorni. Diceva Dario nella relazione e molti interventi che noi siamo di fronte alla fine di una lunga stagione, quella che abbiamo definito giornalisticamente la stagione politica del berlusconismo. E ci siamo molto interrogati fin qui sul come ne usciamo. Io faccio un momento un passo indietro. Che cosa ha prodotto quella stagione? E perché dopo 20 anni siamo di nuovo di fronte ad una crisi verticale del rapporto tra i cittadini e la politica? Perché qualche errore l'abbiamo fatto. E allora proviamo a vedere se non possiamo non rifare gli stessi errori, almeno. Allora, 20 anni fa, di fronte al crollo del sistema della cosiddetta Prima Repubblica, Berlusconi e la Lega interpretarono una grande domanda di novità, di cambiamento, di innovazione radicale del sistema politico, più e meglio della sinistra, più e meglio del centro-sinistra. Promesse affascinanti a cui è corrisposto un fallimento clamoroso, un fallimento clamoroso. Sul piano economico e sociale, l'Italia di oggi, rispetto a quella di 20 anni fa, è più ingiusta, è più debole, è più arretrata, meno moderna, meno dinamica. Sul piano politico, la stagione dei partiti personali, quella dei leader forti e dei partiti deboli, non ha prodotto le riforme che erano state promesse. Quindi il populismo è buono per vincere, non è buono per governare. Lo diceva bene Giorgis questa mattina nel suo contributo. Un populismo molto forte, mediatico, molto convincente in una certa fase, affascinante, che però è stato buono per vincere, non è stato buono per governare. E il bipolarismo, interpretato sostanzialmente dai partiti personali, poi vengo a noi, è stato un bipolarismo muscolare, litigioso, di cui anche noi, diceva Dario ieri, anche le esperienze più nobili del centro-sinistra, l'Ulivo, il PD, siamo stati in qualche modo parte di quel bipolarismo muscolare litigioso. Quel bipolarismo lì, avvelenato dal populismo, ha impedito una competizione sui problemi reali del paese. Ci siamo uccisi, delegittimati, abbiamo fatto una competizione anche aspra, anche dura, ma alla fine di questa stagione l'Italia non ha avuto le riforme necessarie. Ci ha provato di più il centro-sinistra, è vero, ma non ce l'abbiamo fatta nemmeno noi. Terza considerazione del frutto di questi 20 anni, la stagione del berlusconismo sul piano civile, cioè sul piano del rapporto tra i cittadini e la politica, si chiude con un discredito dei partiti da allarme rosso, da allarme democratico. Corruzione dilagante, certo non solo nel rapporto tra politica e economia, ma certamente molto nel rapporto politica-economia, dentro la quale si sono prodotti anche nuovi reati, nuovi fenomeni, nuovi protagonisti in negativo. I veleni dell'antipolitica e del populismo sono ancora in circolo, sono ancora tutti in circolo. Quali sono gli antidoti? Ci sono delle risorse democratiche nel paese che ci possono consentire di uscire da questa fase senza ricadere negli errori della stagione che abbiamo alle spalle? Ci sono. Ieri sera un'amica diceva la sfiducia è nei confronti dei partiti, non della politica. Ci sono stati qui molti che hanno sottolineato, Montanari, Labastico, Giacomelli, Giorgis poco fa, che c'è
un ruolo della società organizzata, dei cosiddetti corpi intermedi, che c'è una grande partecipazione diretta dei cittadini, c'è l'associazionismo cattolico e laico, ci sono i movimenti civici e poi ci sono i sindacati, le associazioni di categoria su cui dirò qualcosa fra un momento. Ci sono quelle risorse democratiche. Ma allora come ne usciamo? È giusto dire che una democrazia rinnovata non può esistere senza partiti e senza corpi intermedi, che noi dobbiamo sconfiggere le tentazioni populiste e tecnocratiche, tutto giusto, però guardate, non basta. Se c'è così grande sfiducia nei confronti dei partiti, c'è qualche ragione, non è solo frutto di un complotto mediatico. Io vorrei che noi ci liberassimo di questa distorsione. C'è perfino una sfiducia nei confronti dei corpi intermedi tradizionali, perché subito sopra di noi, ma di qualche punto, rispetto ai partiti, ci sono i sindacati e le organizzazioni di categoria. Non è vero che c'è una grande fiducia nei corpi intermedi, c'è quella partecipazione, c'è quella risorsa democratica, ma c'è una domanda di innovazione della democrazia nell'epoca della globalizzazione. Poi parlerà Riccardi che la metterà su un altro terreno. Ma la democrazia nell'era della globalizzazione come si deve organizzare? Perché l'epoca della globalizzazione è l'epoca della complessità dei problemi. E il populismo li semplifica. Noi dobbiamo contrastare il populismo perché non li risolve, li semplifica ma non li risolve, pone le domande giuste ma dà le risposte sbagliate. Ma questo significa ripensare la democrazia e anche i soggetti della democrazia, perché fare sintesi, fare progetto, avere una visione nell'epoca della globalizzazione è una cosa diversa dalla stagione che noi abbiamo conosciuto molti decenni fa. C'è una dimensione sovranazionale della democrazia e della politica che non c'è. Io sono contenta che Dario organizza insieme a Pistelli questa bella cosa giovedì e venerdì della prossima settimana con le forze progressiste di tutto il mondo. Guardate che il tema delle forze progressiste non è solo, non è per niente una questione identitaria, è esattamente quali sono le risposte che nell'epoca della globalizzazione i progressisti sanno dare ai problemi complessi. Se non c'è quella identità, non c'è parola che tenga, non c'è socialismo, non c'è cattolicesimo democratico, non c'è niente. Quelle identità da sole non ci dicono più, ci dicono tanto, ma non ci dicono più come facciamo uscire dalle contraddizioni di questa epoca. Come cambiano i partiti? Apertura, partecipazione, trasparenza, capacità di sintesi. Dario ha detto una cosa che io condivido. Noi ci dobbiamo riappropriare della parola sinistra, ma di una parola sinistra che significhi innovazione, coraggio del cambiamento, mentre troppo spesso anche nel nostro partito, quando diciamo ci mettiamo in una posizione di sinistra, significa che ci mettiamo in una posizione di conservazione. Non è questa la sinistra che vogliamo rianimare, è un'altra idea, ed è l'idea appunto di una forza di cambiamento. Tra il dire e il fare, il PD ha lasciato per strada molte cose, lo diceva adesso Guido Meles. Noi siamo stati un tentativo molto generoso di interpretare in maniera innovativa l'idea del partito. Siamo gli unici che si chiamano partito. Ma tra il dire e il fare, anche per qualche contraddizione teorica che ci stiamo portando appresso, siamo più il partito del leader, siamo più il partito del noi, anche per qualche contraddizione teorica tra chi pensa che oggi si possa fare a meno della comunicazione, che si possa fare la politica senza la comunicazione, non è così, ma non si può sostituire la comunicazione alla politica. Non si può. Bisogna fare la politica e la comunicazione, ma per fare la comunicazione bisogna avere una visione, un'idea, un progetto. Infine, anche i corpi intermedi, guardate, hanno bisogno di aria nuova. Hanno bisogno di aria nuova perché noi abbiamo bisogno di ritornare a far pensare ai cittadini, agli italiani, l'interesse generale.
e ciò che il governo Monti sta toccando con mano, che abbiamo tutti in testa l'interesse generale, ma guarda caso coincide sempre con quello della nostra parte. E quindi la frattura che c'è tra i cittadini e, come dire, i corpi intermedi organizzati in maniera tradizionale, che ci si riconoscono se rappresentano l'interesse che vivono direttamente, ma poi fanno fatica a ricomporre quello specchio rotto di cui Scalfari tanti anni fa ci parlava. Quindi abbiamo bisogno di rinnovare partiti, regole, certo, ma i partiti, i soggetti e i corpi intermedi per poter tornare a far prevalere un'idea comune, un interesse generale, un bene comune. Finisco davvero con due proposte. Io penso che l'ingegneria istituzionale sia importante, però non ci capisco niente, l'ho delegata a Bressa. Nuove regole, nuove leggi elettorali, nuovi contenitori, diciamo, costituzionali e istituzionali sono importanti, ma liberiamoci al rovescio dalla illusione che quelle nuove regole ci danno partiti rinnovati. E liberiamoci dalla nostalgia dei partiti di massa di una repubblica che nemmeno io ho conosciuto fino in fondo. Liberiamoci di questa idea che, fatta la riforma elettorale, magari quella di cui stiamo discutendo con tutte le cautele che ci ha consigliato Dalli Monte, allora abbiamo i nuovi partiti. No, no, liberiamoci, dobbiamo avere come dire, un'iniziativa soggettiva. Allora io chiudo con due proposte. Area Dem ha fatto questi 3 giorni mettendo al centro la vita reale del paese e i problemi politici che una forza come la nostra deve affrontare. Credo dobbiamo proporre al PD di fare una campagna per la buona politica, di non aspettare più. Noi siamo stati il partito dei gazebo, siamo ancora, nonostante tutte le contraddizioni, il partito delle primarie. Bene, noi dobbiamo fare una campagna, dobbiamo andare tra i nostri iscritti, tra i nostri elettori, tra i nostri militanti, adesso, non tra qualche mese, a proporre una riforma della politica, una grande riforma della politica, sobrietà, partecipazione. Decisione informata, cioè noi dobbiamo ripensare gli strumenti della democrazia e anche della partecipazione, debbono servire a costruire quell'idea di bene comune. Secondo, abbiamo tirato fuori, tra ieri e oggi avete tirato fuori, molte idee. Dario ha usato 5 parole: talenti, mobilità, protezione, qualità, comunità. Per provare a dire non solo come noi qui e ora sosteniamo il governo Monti con le nostre idee, con le nostre proposte, ma come ci prepariamo all'Italia che verrà. Ecco, io penso che possiamo chiedere a Francesco Saverio Garofani, che è il direttore della rivista online Nuovi Italiani, piccolo spot, pagamento dopo, di farsi carico, di coordinare i nostri amici e le competenze che hanno contribuito a questa discussione, a cominciare dai professori Barucci e Corazza di ieri, per tirar giù un manifesto di Cortona. Poi lo consegniamo al PD perché il manifesto di Cortona è il frutto di queste 3 giornate, ma come diceva poco fa Francesca, queste 3 giornate sono state 3 giornate buone per il PD. Grazie.